Ciao ragazzi! Buonasera! Tutto a posto? Sì, tutto bene. Siamo nel tesoro dei Sibillini, nella frazione di Schito. Siamo a casa di Mauro e Marica Tidei, che gestiscono questa azienda. Sono proprietari di questa azienda agricola, soprattutto indirizzata nel settore della pastorizia. Ciao Mauro, ciao. E ciao Marica! Ciao. Buonasera, siamo proprio nella vostra azienda. Come gestite il vostro tempo in questa azienda? Da quanto tempo avete iniziato? Abbiamo iniziato la nostra attività 3 anni fa, abbiamo riorganizzato l'azienda che prima era, diciamo, dei nostri nonni e abbiamo rifatto un nuovo ovile e un locale per la trasformazione del latte, del nostro latte. È stato come un po' la realizzazione di un nostro sogno che avevamo nel cassetto sin da quando eravamo piccoli, perché ci siamo cresciuti all'aria aperta e io ho sempre avuto la passione per gli animali. Bene, quando ero piccolo. Quindi guardando al passato, alle spalle, alla tradizione, questa agricoltura tradizionale, voi avete portato un qualcosa di nuovo, un passaggio nuovo, no? Sì. Verso un'agricoltura, diciamo, anche biologica, no? Una cultura diversa, no? Biodiversità, come sì. Oggi si dice. Quindi come trattate il vostro latte? Il nostro latte è un latte 100% biologico. I nostri animali vengono allevati con foraggi e granelle prodotte al 100% della nostra azienda. Ah. E congimiamo solo con le dame e congimi biologici che sono permessi nell'attività biologica. Un'altra domanda a Mauro. Sì. Come giovane, qual è il tuo posto nel mondo dell'agricoltura? Il mio posto nel mondo dell'agricoltura, diciamo che prima l'agricoltura era vista come solo lavorare la terra. Oggi poter portare il cibo e i nostri prodotti derivati dalla trasformazione del nostro latte sulle tavole dei nostri concittadini o amici è una grande soddisfazione per noi. E posso dare una testimonianza ai giovani che se un giovane crede nei propri sogni e con sacrifici, prima o poi il proprio sogno si avvera. E quindi basta credere nei sogni e tutto si avvera. Bene, anche Marica, che è accanto a suo fratello, vogliamo sapere il tuo posto qui in questa azienda. Allora, io principalmente mi occupo della mungitura e della trasformazione del latte in formaggio e ricotta e poi della vendita di questi prodotti. Siamo edificati da questa testimonianza di Mauro e di Marica. Riprendiamo il nostro cammino mariano del mese di maggio. Sembrerebbe strano dire il rosario accanto ad un vicino, ad un gregge, oppure in aperta campagna, ma il lavoro, sappiamo che il lavoro è la continuazione del creato. Dio si affida oggi alle mani di Mauro e di Marica per continuare la creazione, il bello della creazione. Due giovani che si dedicano alla vita della terra, alla vita dei campi, alla disciplina della terra, proprio con il lavoro delle mani. Noi conosciamo le mani di Gianni Morandi, che sono abbastanza grandi, ma queste sono mani di un grande lavoratore. Bene, possiamo iniziare allora la preghiera. Allora siamo al completo con tutta la famiglia Tidei, non solo Mauro e Marica, ma la mamma e i nonni, per iniziare questo rosario. Meditiamo il quinto mistero della gloria, così completiamo i misteri gloriosi, e si contempla nel quinto mistero della gloria la risurrezione di Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Interrompiamo qui il nostro incontro, il quinto mistero. Ringraziamo questa azienda, questo tesoro dei Sibillini e auguriamo a questa famiglia, soprattutto a Mauro e a Marica, un cammino sereno, veramente alla riscoperta di questo bel tesoro che loro già hanno nelle mani. Grazie della vostra accoglienza, della vostra disponibilità e tanti auguri. In questa seconda parte siamo alle pendici del monte Pizzometa, a ridosso della grotta di Soffiano, e siamo nell'allevamento di Giovanni e Francesca Gentili. Questo allevamento è provvisorio, è un parcheggio, perché tra qualche giorno queste mucche saranno trasferite in montagna, in piena libertà. Una famiglia giovane che ha scelto questo nuovo indirizzo. Siamo in un momento di passaggio tra l'antica agricoltura, la tradizionale agricoltura, guardando al futuro, oggi, in questa, possiamo dire, filiera agricola, dal produttore al consumatore, cioè da chi produce arriva
sulle nostre tavole, sulle nostre mense. Bene, possiamo un po' dialogare con Giovanni e Francesca, moglie e marito, con Vincenzo e Vittoria, una bella famiglia. Chiedo a Giovanni, da dove hai iniziato questo lavoro? Quali sono le tue fondamenta? Beh, ho iniziato da piccolo, insieme a mio nonno, che aveva pochissimi capi, aveva una decina di capi, dopo mano a mano con mio babbo, mio papà, e abbiamo sempre un po' aumentato e abbiamo arrivato a una 80-90 capi. E dopo mi aiuta anche mia moglie Francesca, e ecco qua, questa l'abbiamo portata qua adesso all'inizio, che i primi mesi che ancora in montagna non c'è l'erba, qua gli mettiamo il fieno, stanno qua una ventina di giorni, poi mano a mano che arriva fine di maggio, i primi di giugno, le portiamo in montagna, sopra ai Monti. E in montagna, Giovanni, queste mucche sono libere, oggi abbiamo paura dei lupi, abbiamo paura delle intemperie, abbiamo paura dei terremoti, e queste sono sicure? Sì, del terremoto sono sicure. Beh, oddio, il terremoto lupi è... sì, ma i lupi? I lupi è un po' un problema, speriamo, cioè è un po' un problema, perché i vitellini piccoli, vedi, ne è nato uno, queste per fine luglio, fine agosto partoriscono tutte, i lupi speriamo bene, lupi... certo. Certo. Invece no, dopo sopra c'è un recinto con la batteria elettrica e loro stanno là, metto il filo elettrico. E ritornano in stalla quando? Quando nevica. Quando nevica? Quando nevica tornano da sole. Tornano, quindi sono veramente... quasi autosufficienti. Sono veramente mucche libere, no? Sì. Mucche libere in aperta campagna. Sì, stanno fuori dai primi di aprile fino a novembre, dicembre. Bisogna vedere cioè, se nevica prima oppure dopo. Bene, con Francesca, no, che aiuta la spalla di Giovanni, lei è al suo fianco e... anche lei aiuta, custodisce questo allevamento. Sapete che questa iniziativa è nata nel mese di maggio perché vogliamo venerare Maria. Ti invito ad un momento di preghiera, perché la preghiera è la continuazione del vostro lavoro. Dio si serve delle vostre mani, si serve della vostra intelligenza per continuare il suo creato, la sua bella natura. E voi con questa immagine ne siete artisti, ne siete artefici. Bene, possiamo iniziare allora soltanto il primo mistero gaudioso, dove si contempla l'annunciazione, l'angelo Gabriele che annuncia a Maria di essere madre. Possiamo camminare insieme ai piccoli, scendiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna di amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi.
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Preghiamo. Concedi a noi, tua fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, perché la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Abbiamo terminato anche questa terza tappa di preghiera di Rosario itinerante Mariano Sarnanese. Ora ci attende la benedizione di Dio. Ringraziamo anche questa famiglia che ci ha accolti con la loro dedizione e la loro capacità lavorativa. Attraverso il lavoro, abbiamo detto, continuiamo a creare e rendere bello il nostro mondo, il nostro universo, la nostra natura. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, la sua benedizione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie del vostro ascolto e ci diamo appuntamento al prossimo incontro.